parlare soltanto di PIL, e questo per me ogni volta è un grande dolore quando un telegiornale mi dice solo che il PIL è sceso, però non dicono che la qualità dell'aria in Lombardia è migliorata molto. E io mi sento preso per il culo fortissimamente, perché sono bresciano, sono lombardo, vivo a Milano, mia figlia cresce a Milano. E le polveri sottili si sono drasticamente ridotte durante il lockdown. Eppure non vedo articoli o titoli dei radio, telegiornali che dicano il PIL è risalito. No, ti dicono scusate, le polveri sottili sono risalite. Ti dicono solo che il PIL è sceso. Così mangeremo il PIL un giorno, no? Ci nutriremo di bei bigliettoni di dollari. Pensando che non esista magari un PIL della felicità, un PIL della salute. No? Nessuno vuole più tornare sul concetto che noi lombardi, e qua siamo in zone fortissimamente colpite, che ci sia un nesso tra l'inquinamento e la diffusione del virus. Non hanno voluto approfondire, forse, perché anche quello è un discorso che mi aspettavo che sarebbe stato cavalcato, ma si è un po' chiuso un sipario, adesso rimane solo il problema, che è un problema grosso, sicuramente il problema economico, però nessuno ha voglia di dire accontentiamoci di un po' di meno e viviamo un pochino meglio. Per cui, ecco, ti ho risposto prendendola molto larga, ma abbiamo toccato cose a cui tengo e vi ripagherò con un paio di canzoni della vostra attenzione. Allora, una canzone che mi è venuta in mente facendovi questo discorso, pensavo al mio appartamentino di Milano, pensavo a mia figlia, appunto, alle future generazioni, e allora vi canto questa canzone che fa parte del mio ultimo disco. E si intitola Sorridimi, e l'ho scritta una domenica mattina. Una domenica in cui avevo ricevuto da un paio di giorni la notizia che il mio cuore stava facendo i capricci ancora e che avrei dovuto affrontare la terza operazione, come poi è stato. Milano era a livelli indecenti di inquinamento, in quel periodo c'era il terrorismo, quindi chi vive nelle grandi città ha anche questa terribile paura. Io pensavo appunto a questo momento terribile. Mia figlia gattonando arriva nel lettone, io apro gli occhi quasi spaventato, avevo gli occhi chiusi, e mi trovo davanti il suo faccino con un sorriso meraviglioso, quelli che solo i bambini sanno fare, no? E allora io in quel momento mi sono detto, se tu mi sorridi, io fermerò il tempo, non ci saranno più, non invecchierò più, non dovrò fare operazioni. Se mi sorridi, salverò il mondo. Sì, è stato l'unico momento in cui io, con ovviamente tutti i limiti che un essere umano può avere, però ho sentito in me la forza di cambiare le cose, di provare a cambiare il mondo. E allora è nata Sorridimi, che dedico a tutti voi e alle vostre famiglie. Svegli tardi ed è già giorno, chissà che scusa inventerai. Corre così in fretta il nostro tempo, se non ne hai. Più ancora voglia di capire,
da capire, non c'è niente, sai. Ogni giorno c'è una guerra da finire, per tutti sai. Sorridimi, fermeremo il tempo. Aiutami, salveremo il mondo se tu lo vuoi. Tanto piano sta morendo questo bellissimo pianeta blu, e poi c'è lei che è venuta al mondo a testa in giù. Sorridimi, salveremo il mondo. Fermeremo il tempo se tu lo vuoi, solo per noi, se tu lo vuoi, solo per noi, se tu lo vuoi. Allora, poco fa abbiamo parlato con una delle ragazze del locale della mia terra natia, quindi della Franciacorta, di Brescia, e poi mi ha detto che il suo papà è di Chiari, era di Chiari, e Chiari è anche il paese di un grande artista che si chiama Mauro Pagani. Siamo nati a 6 km di distanza e ci conosciamo da tanti anni. Però Mauro Pagani è anche, insomma, quello della premiata Forneria Marconi, quello di De André, di Cresa de Ma, insomma un grande artista. E ai tempi della PFM scrissero una delle mie canzoni preferite, che è molto bella, anche vista con l'ottica del 2020, no? dei nostri tempi. È una canzone del 71, mi sembra, quindi ha quasi 50 anni. E il testo, la musica della PFM, è, pensate un po', il testo è di Mogol, lo racconto anche qua e là, perché quando io lo scoprì, per me fu, oggi lo racconto con gioia, però fu una delusione terribile. Se vi interessa poi vi racconto anche di quella piccolissima delusione che ho avuto. E questo testo racconta in maniera meravigliosa la natura, la bellezza della natura. E poi io ho chiesto a Giulio Mogol dove l'avesse scritta, e mi ha detto: l'ho scritta quando vivevo in Brianza, una mattina, vedendo la pianura lombarda coperta di nebbia. Quindi la nebbia, questo elemento che quando ne parlo in tutta Italia spaventa molto, quando invece vengo in Lombardia e parliamo della nebbia, noto come provo io nel mio intimo che ci siamo un po' affezionati alla nebbia. Anzi, quando manca da troppo tempo magari la malediciamo quando usciamo in automobile, però quando manca, e negli ultimi anni è mancata spesso, allora sentivo dire: però mi manca un po' in effetti la nebbia, no? Rompeva le balle, però. E quindi questa canzone ve la faccio ascoltare, perché racconta con questo testo meraviglioso la natura e tutto quello che stiamo rischiando forse di perdere, ok? Si intitola Impressioni di settembre. La la la.
rifugiata intorno a me. Cerco il sole ma non c'è. Dorme ancora la campagna, forse no. È sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odore di grano, sale adagio verso me. Nel mio petto la vita batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutti intorno, ancora più in là. Sembra quasi un mare l'erba. E leggero il mio pensiero vola e va. Ho quasi paura che si perda. Collo verso il prato, resta fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te. Grazie maestro, la sua al mixer. Grande. Ecco, queste due canzoni, poi ecco, ci poteva stare, ma li accenniamo solo perché l'ho cantata per un anno, per 11 mesi intero, in tournée. La ricordate quella che faceva? Madonnina, dai riccioli d'oro, stai pregando, tu dimmi per chi, per quell'uomo che suda in un campo, quella donna che soffre da tempo, filo diretto col paradiso, dona il malato un conforto, un sorriso, e a tuo figlio digli che noi siamo cristiani e siamo suoi. È un inverno freddo che si vive a casa mia e la nebbia scava dentro.
Lombardia. Grandi! Ecco una terza canzone dove insomma racconto un po' la nostra amata e in questi periodi martoriata Lombardia. Grazie. La tua domanda è bella e pensa che questa frase è stata scelta anche da Rolling Stone per raccontare cosa fosse la musica. Hanno chiesto a tanti musicisti una frase sulla musica, a me è venuta in mente quella della mia nonna ed è paradossalmente quella che è piaciuta poi alla fine, perché la mia famiglia e mi sono potuto sbizzarrire raccontando proprio la storia della mia famiglia. Era una famiglia di musicisti, quasi tutti avevano a che fare con la musica. Il bisnonno, che veniva dalla sponda veronese del lago di Garda, mio bisnonno era maestro di clarinetto e per hobby, perché noi siamo tutti operai di famiglia, ecco, siamo tutti figli del cotonificio olcese di Campione del Garda, dove lavoravano i miei bisnonni, i miei nonni e i miei genitori. E tu pensa che la mia mamma a 10 anni un giorno entrò in cotonificio appena finita la quinta elementare, perché aveva le manine piccole, usavano le bambine, allora si poteva già a 10 anni, e lei a 10 anni un giorno entrò in cotonificio. Mio padre, ecco, fu quello che strappò in qualche modo la mia famiglia alla povertà più assoluta nella quale abbiamo vissuto finché io avevo 10-11 anni. Poi mio padre riuscì piano piano ad aprirsi il suo garage, la sua officina, e ci ha dato comunque un po' di benessere. Io e mia sorella siamo cresciuti senza poi i problemi economici che avevamo o che aveva la mia famiglia. Il bisnonno, per hobby, pur essendo un operaio, faceva il liutaio, quindi costruiva soprattutto mandolini e chitarre. E a ogni figlio, quando diventava un po' grandicello, verso i 6, 7, 8 anni, costruiva una chitarrina piccola e lei gliela regalava. E la frase che diceva ai suoi 4 figli, tra cui mia nonna: con la musica non sarai mai solo. Ed è quello è il motivo, l'ho scritto proprio in prima pagina, senza temere nemmeno il confronto con Herman Hesse, no? L'ho fatto quasi volontariamente, no? Di mettere la mia nonna Nina vicino a un grande letterato come Hesse, perché secondo me è una frase molto importante. Io faccio musica perché non mi sento solo. Io so che anche durante, e poi li ho provati, periodi di isolamento prima di ospedale, mesi e mesi negli ospedali, insomma, quando c'è la musica, un uomo o una persona non si sente mai sola. E credo che questo debba essere lo spirito per cui fare musica. Poi incidentalmente, no, mia nonna suonava la chitarra, era considerata la matta del lago, perché negli anni 40-50 donne che suonavano la chitarra erano davvero poche. Lei credo, e diceva che io e lei eravamo uguali, era del segno dei gemelli, e sin da bambino mi diceva: gemelli ribelli. E io capivo di essere il suo nipote preferito perché ero gemelli, e a lei piaceva molto perché diceva anche che era il segno degli artisti. E allora la nonna, mia mamma non imparò mai a suonare, ma cantava molto bene. Alla festa del paese era sempre chiamata sul palco in piazza a cantare 2 o 3 canzoni, perché dicono che avesse una bella voce la mia mamma. E invece a me la nonna Nina proprio regalò la prima chitarrina, una chitarrina così fatta da suo papà, e mi disse: con la musica non sarai mai solo. Io l'ho fatto con i miei 2 figli, perché è una tradizione che è giusto, e perché ti fa capire il valore della musica. Questa cosa che ormai non studiamo più neanche a scuola, o che la studiamo malissimo, che una volta era una materia
tra le più importanti la musica. Oggi viviamo, no? C'è una generazione di ragazzini che addirittura non sanno più suonare uno strumento. Una volta a Natale o al compleanno chiedevano al papà la chitarra o la batteria o il pianoforte, no? Oggi chiedono il computer o il telefonino, e fanno musica, no? Già pre-registrata con i programmi che hanno sul computer. Quindi, ecco, ci tengo molto a far capire ai più giovani che la musica si suona. A chi ha più di 30 anni questa cosa sembra, no, che pensare, Pedrini oggi ha bevuto qualche pirlo più del solito. E invece la penso fortemente, perché la musica, imparare uno strumento ti fa anche amare gli altri, ti fa diventare curioso. La musica è la prima forma di comunicazione che l'uomo ha avuto, no? L'uomo primitivo, per comunicare, ha iniziato per cuotere un tronco cavo, e poi si accorge magicamente che da un'altra valle gli rispondono. E quindi diventa il primo linguaggio la musica. Gli aborigeni, no, hanno questi cori ancestrali, queste danze, dove c'è sempre la musica, dove c'è sempre il ritmo, e sono linguaggi che non hanno bisogno di parole. Quindi un giapponese, no, un africano, un italiano e un newyorkese possono comunicare con i loro strumenti senza sapere uno la lingua dell'altro. E questa è un'altra delle magie della musica. Il musicista o il bambino che cresce con la musica, la persona che suona uno strumento, cerca sempre di capire come suonano gli altri, no? La prima cosa che mi viene in mente quando vado in un posto, io amo la Sardegna, ma la Sardegna anche soprattutto l'entroterra, quando vado in qualche paese sperduto in Sardegna cerco di farmi cantare qualche canzone del luogo, magari dagli anziani che custodiscono questa memoria. Ecco perché la musica è davvero importante. La sensibilità delle persone cambia a seconda se amino la musica o meno, se suonino uno strumento o meno. E per cui, ecco, per cui la musica la devo proprio a Nina, e Nina mi ha raccontato questa storia che vi voglio raccontare, che parla di una donna che ormai molto malata, a 90 anni, inizia a cercare il suo papà e mi chiede di aiutarla a cercare il suo padre. E io la presi sotto braccio, rendendomi conto che era in difficoltà, e andando verso il centro del paese, dal lago, eravamo sulla sponda del lago e lei giocava come le bambine, nonostante avesse 91-90 anni, giocava con i sassi, con l'acqua. E andando verso il paese, però, succede che inizia a raccontarmi cose che i miei occhi non potessero vedere. Mi parlava di un uliveto, delle vigne, dove io vedevo soltanto ghiaia, soltanto distruzione. Infatti erano proprio state bombardate dagli bombardamenti americani nella Seconda Guerra Mondiale. Nel mio paese c'erano vigne e ulivi che solo lei vedeva. E poi, appunto, iniziò a raccontarmi anche della guerra, dei partigiani che si nascondevano in montagna, e allora ho deciso di scrivere queste sue memorie, perché mi rendevo conto di essere uno degli ultimi, proprio per generazionalmente, che potessero sentire da una persona che avesse vissuto la Seconda Guerra Mondiale questi racconti, e li ho messi in una canzone che ho chiamato come lei, che appunto si intitola Nina. Non ti guarda in faccia, sai, per restare della partita, anche oggi partirai. C'è il dopo lavoro con gli operai, la
capo e i figli suoi. Meno male che ci sei, che ci sei e ci sarai. Meno male che ci sei. Mauro Trentini, cantautore, eccolo qua, cantautore trentino di nome di fatta, che mi ha fatto questa sorpresa arrivare nel Pavese da Trento. Non è facile, e appunto la cosa che ci ha fatto diventare amici è che io e Mauro, io, la mia famiglia appunto viene dal Lago di Garda e in particolare i miei zii dalla Valle di Ledro, che è una valle che parte da Riva del Garda e va su verso Trento, che consiglio di visitare anche perché si mangia molto bene, e Mauro viene da lì anche lui, e questo ci ha fatto diventare. Quindi Nina, il lago, insomma sono tutte storie del Lago di Garda che tu ben conosci, e anche così come la zia che mi faceva lo zabaione, insomma mi sono, ecco, sono ancora legato alla tua prima domanda, mi ha traumatizzato, quindi la sto elaborando catarticamente. No, mi piace. E quindi ecco, ho raccontato anche proprio i miei familiari, e ne sono felice che tu me l'abbia ricordato. Questa era la canzone di Nina, appunto, e questo La minore, ma soprattutto come si pronuncia il nome di questo locale? Dagda, con l'accento sulla prima e non Dagda alla francese. I ragazzi del Dagda, ecco, oggi ho respirato tutto il giorno una bellissima atmosfera, quindi desidero ringraziarli con questa canzone, perché mi sono reso conto di quanto Angela e anche la sua famiglia e le ragazze che lavorano qui amino visceralmente il rock. E c'è una canzone, ecco, che io amo, che molti di voi avranno già sentito cantare da me, spero non tutti, una canzone che scrisse Neil Young negli anni 70, quindi dal 71 della premiata cominciamo ad andare verso la fine degli anni 70, perché nel 77 accade un fatto straordinario, muore Elvis, quindi il simbolo del rock nel mondo muore,
Nello stesso periodo, dalle radio di tutto il mondo, esplode la disco music. Quindi esplode la disco music, pare che il rock, le band, una volta anche in Italia non c'era magari il rock, c'era il beat, c'erano le prime band degli anni 60, no, che facevano, però nelle balere c'era sempre il gruppo che suonava, quindi che fosse poi beat, rock. Invece negli anni 70 nasce anche la figura del DJ, quindi i dischi vengono messi dai disc jockey, scompaiono i musicisti, sembra che dei musicisti ormai ci si possa sbarazzare, e la frase, diciamo, questo è il dio del rock che si è incazzato, sicuramente è arrivato al momento giusto. E la frase che il dio del rock non mi voleva far dire, quindi Lemmy dei Motorhead non voleva, ed ha mandato questa spolverata. Ecco, nell'altro libro parlo anche della mia giornata allucinante con Lemmy, tra l'altro, di un viaggio psichedelico che ho fatto con loro, tour bus. Ma restiamo ad Angelo Ribelle. La frase che girava per le radio, sui giornali, o che passava di bocca in bocca nei locali del mondo, era rock is dead, il rock è morto, perché appunto era stato pugnalato dalla disco music. E Neil Young si incazza e scrive questa canzone che dice che il rock and roll invece non morirà mai. Ecco perché la dedico ai ragazzi del Dagda. E per farlo ricorda Elvis era chiamato in tutto il mondo the king of rock, il re del rock. Dice: il re è morto ma noi non lo dimenticheremo, the king is gone but is not forgotten. Poi dice: this is the story of Johnny Rotten, perché nel 77 la massa vedeva la disco music prevalere sul rock e uccidere il rock, ma le persone un po' più attenti si sarebbero rese conto che a Londra, per reazione opposta, esplode il punk, perché l'anno il 77 è considerato anche l'anno della nascita del punk. Neil Young, che era molto intelligente, è molto intelligente e canta e suona ancora divinamente, io l'ho visto l'ultima volta 2 anni fa, è ancora in gran forma. Neil Young dice: no, questa è la storia di Johnny Rotten, sta nascendo il punk, il rock sta cambiando veste, ma è ancora vivo. E aveva ragione lui, lo possiamo dire 40 anni dopo, no? 50 anni dopo. Oggi viviamo un momento molto simile, no? A me personalmente hanno detto: Omar, questo parlando ancora di 4-5 anni fa, se nel tuo nuovo singolo metti troppe chitarre, le radio non lo manderanno mai in onda, perché ormai funziona solo la trap, il rap, l'indie, e le chitarre sono il rock, insomma, è morto un'altra volta. E allora ecco perché ho ricominciato più non posso a cantare, a prendere ogni scusa, come sto facendo stasera, per cantarla questa canzone, perché credo che, ecco, il nostro fine degli anni 2010, no? Dal 2015 in poi si sia ricominciato a dire che il rock è morto, perché appunto ormai funzionano altri generi che peraltro si possono fare anche senza suonare uno strumento. Allora ho rispolverato questa canzone del vecchio Neil, e prima di cantarla vi racconto un'altra curiosità. Nella seconda parte di questa canzone l'originale si intitola Hey Hey My My, e lui poi ha fatto anche My My Hey Hey. Io amo mescolarle perché mi piace tutto il testo, non so mai scegliere una piuttosto che l'altra, quindi ne ho fatto una mia versione personale. Dice a un certo punto: it's better to burn out than to fade away. Neil Young dice: è meglio bruciare in un attimo che spegnersi lentamente. Questa frase credo che vi dica qualcosa, no? C'è qualcuno a cui è venuto in mente il signor Cobain, Kurt Cobain, ecco. La lettera di addio di Kurt Cobain altro non era che il testo di questa canzone. E cita proprio Neil Young, prima di togliersi la vita, dicendo: è meglio bruciare in un attimo che spegnersi lentamente.
questa frase che io vedo sugli zainetti dei ragazzini metropolitana a Milano e mi chiedo, chissà se sanno, no, che fa parte della lettera da Dio di Cobain o che è stata scritta 50 anni fa, 45 anni fa da Neil Young. Però fa capire anche com'è importante per ogni rocker se Cobain l'ha scelta come lettera d'addio. Ecco. Quindi non c'è inno al rock, secondo me, più grande di questa canzone e la dedico ad Angela e a tutti i ragazzi del Dagda. Grazie a Neil, a Cobain, a Elvis, ai Sex Pistols, a Johnny Rotten. Evviva il rock and roll. Grazie anche alla mia curva che ho sentito, c'era la mia curva nord comincia a scaldarsi. Bene, sono contento di avervela cantata, soprattutto per chi magari non conosceva la storia di questa canzone. Prego, Luca. Ricollegandomi alla questione della memoria, mia memoria personale è mio
Vigevano o Codevilla, che è qua vicino? Ah. Perché io oggi nel venire qua rivedevo proprio la strada che facevamo, la ricordo all'andata, al ritorno dopo i concerti le strade non le ricordavo molto bene, non ero lucidissimo all'epoca, però mi ricordo al Thunder Road a Codevilla e oggi ho visto il cartello Codevilla, mi è venuto un brividino perché facciamo delle belle serate, insomma. Quindi, lì? Sì, c'è il vinile, c'è anche il... Ah, la locandina, sì, la locandina. Infatti è una di quelle che ho scelto proprio perché era... Questa qua è sempre stata una zona molto, molto viva per la musica, soprattutto negli anni 90. Questo, diciamo, triangolo, no? E quando penso a un triangolo non penso a quello delle Bermude. E questo triangolo meraviglioso appunto arrivava, c'era una serie di locali, c'era verso Casal Pusterlengo il Canguro, dove addirittura, vedi, a raccontarlo oggi fa molta impressione, dove io portai con i Timoria, portammo i Noir Désir, la più grande band francese, ad aprire il nostro concerto al Canguro. Erano sconosciuti qua e quando andavamo in Francia con loro, insomma, facevano 15-20 mila persone a concerto, erano poi Vasco Rossi francesi, no? E ricordo che al Canguro accettarono anche questo nostro gemellaggio, erano tempi pre-internet e noi giravamo molto la Francia per farci conoscere, perché ero convinto che il rock italiano sarebbe stato apprezzato anche all'estero, quindi in tempi difficilissimi, insomma, organizzare una tournée in Europa allora non era come farlo oggi con internet, insomma. Eppure, con tanta volontà, con la nostra buona musica, perché poi durante il concerto a Parigi, Liberation titolò Super, Les Timories Super, e avevamo suonato con i Mano Negra, il cui cantante era un ragazzino che si chiamava Manu, che faceva il pazzo tutto il giorno, con cui feci amicizia, oggi conosciuto come Manu Chao. Ai tempi era il cantante di questa band francese con cui giravamo la Francia, e appunto riuscimmo a venire con i Noir Désir a Codevilla, una cosa che insomma, considerando il grande successo che hanno avuto nel mondo, soprattutto con l'Event Nous Portera, credo che molti la ricordino, la loro canzone super premiata, in realtà umilmente erano venuti come gruppo spalla dei Timoria, e questo era un triangolo appunto d'oro per il rock, e infatti oggi mi sono emozionato, e chissà che anche grazie al Dagda non rifiorisca, no, in questo humus, in questa umidità che c'è in queste zone, porti bene per una rinascita del rock italiano, ma dei buoni segnali comunque comincio a vederli. Credo che il vecchio Neil ci abbia visto, e stavolta anche il vecchio Pedro ci abbia visto bene. Bene, l'importante è che vedo che sei cresciuto bene, che sei sano, quindi ascoltare troppo i Timoria non faceva così male, come qualcuno dice. No, beh, comunque, sono fiero di quello che stai dicendo, Luca, non lo sapevo, per cui è bello vederci sullo stesso palco. Da... Allora, se era il tour di Senza Vento era il 93. Ah, qui, allora lì siamo nel 2001. Sì. Ah, vigevano, certo. Stavo pensando ancora, pensavo ancora al Thunder Road, invece a Vigevano era il tour del Topo Grand Hotel. Beh, mi hai citato tre canzoni importanti, non so quale scegliere delle tre, insomma, perché... Facciamo in ordine... Bastardi dentro. Allora, facciamo così, la faccio... A patto che Chiara sa benissimo che è arrivato il momento, il gin tonic time, ok? Gli ho detto che se partiamo, che cominciamo ad andare lisci, per cui, visto che stasera ho l'autista Fratus,
che mi accompagna posso bermi un cicchettino. E, no, anche perché sono sopravvissuto allo zuccherino dell'Angela. Non so quanti di voi capiscano. Okay. Non so quanti di voi capiscano questo, però. Ho vissuto dei momenti che ci sono anche raccontati in Angelo Ribelle, anche drammatici, diciamo, a causa della droga, a causa dell'alcol. Ho superato 3 operazioni cardiache nella mia vita, di cui 2 a cuore aperto, ma vi assicuro che sono la cosa di cui sono più fiero. Non è di aver vinto la droga, non è di aver vinto l'alcol, non è di aver superato 3 operazioni al cuore, ma di aver essere sopravvissuto allo zuccherino dell'Angela delle 18:30. Sono ancora vivo, insomma. Ci ho messo una mezz'oretta, però ce l'ho fatta. Ecco, non è sicuramente in vendita, quindi non chiedeteglielo, però è tipo una pozione magica che prepara lei. Me l'ha messo un po' lontano. Devo prenderlo per le orecchie, spero di non farlo. Eccolo qua. Grazie. Salute. Se volete bere anche voi faccio una pausa perché so che si deve uscire, no, per bere. Bello, beh, questa è una bella notizia, a parte i disastri che probabilmente posso annunciare anche. Che domani non canterò ad Asti, per esempio, vedendo questo diluvio. Però, allora, abbiamo detto che andiamo in ordine cronologico, giusto? Quindi partiamo dalla più vecchia, che fa così. Son qui, non c'è niente. Strade e bar, comunque mi difendo, non mi arrendo. La mia età è un fuoco freddo. Vivo e non credo in niente, credo in niente. Mi dicono che 20 anni fa fermaste un po' il mondo. Mi dicono che 30 anni fa era tutto diverso, ma son pronto. Giornate già vissute dentro me, il risveglio ciao a voi, perché domani parto. Sweet reaction. Amen.
Grazie. La dedico alle ragazze che facevano che mi piacciono. Una era la Chiara, l'ho riconosciuta. Ah, vero? Ok, la seconda è un po' la mia, diciamo, è una preghiera in forma di canzone, ecco. Quando l'ho scritta non sapevo nemmeno che Sant'Agostino avesse detto che chi canta prega due volte, che la musica arriva sempre a Dio, no? Oltre alla nonna Nina, anche Sant'Agostino ha parlato tanto della musica, del valore, e il santo in questione, Agostino, è una delle figure religiose che sento più vicino, perché era un uomo, era un peccatore, insomma, è uno che ha vissuto, non era una persona nata nella santità. E della musica, con la sua grande sensibilità, diceva questo. Svenni, quella notte, sui gradini della chiesa di Uragomella, il mio quartiere, raccontata proprio così nel libro, come accadde, di solito ci trovavamo nel piazzale della chiesa, il venerdì o il sabato sera, si andava sui laghi, nel lago di Iseo, lago di Garda, lago di Idro, e tornavamo la mattina, insomma, quando ormai albeggiava. Una notte ci avevo dato dentro più del solito e ho chiesto ai miei amici di lasciarmi seduto un po' sui gradini della chiesa per riprendermi, e che sarei andato a casa un po' dopo. In realtà svenni e mi risvegliai, insomma, con qualche poliziotto intorno, delle signore che andavano a messa, avevano chiamato il prete e la polizia, e quindi mi ritirai su e tirandomi in piedi presi la via per andare a casa. Ovviamente la situazione era scioccante e io ricordo che quando aprii gli occhi c'era il campanile della chiesa, quindi sogno, son vivo, son morto, me lo chiesi quasi immediatamente vedendo questa situazione, e nacque questa preghiera su un uomo che aveva perso la fede. Quindi mi chiedevo, sono qua sotto una grande croce, c'è una chiesa e io non riesco più a credere. E allora l'ho raccontato in questa canzone, ho raccontato tutto, quella notte il mio sangue e la mia anima erano così, sangue impazzito. Thank you.
qualcosa, forse qui sono qui e dentro me sangue impazzito che mi spinge fino a voi. Grazie davvero. Grazie. Allora, ormai lo avete capito, no, il gioco com'è di questa serata. Vedi, anche Lemmy ci fa sentire che... Chi si ricorda il film, anzi sai che non mi ricordo neanche il titolo, negli anni, un film degli anni 90 sul rock, nel libro c'è scritto il titolo, io non lo ricordo. Pensate che in America c'è questo film bellissimo, era il periodo di tipo Wayne's World, l'avete visto? Ogni metallaro deve aver visto Wayne's World, non ditemi che non l'avete visto. No? Quando entra nel negozio di chitarre che c'è il cartello Please no Stairway to Heaven, ecco, quello era Wayne's World. Invece c'è quest'altro di cui mi sfugge per un attimo il nome, ma forse mi verrà in mente più tardi. Insomma, è la storia di una band, tra l'altro la sceneggiatura, la storia è bellissima. C'è questa band, mentre vi parlo sto pensando ancora al titolo, No, non è Almost Famous, un film molto meno famoso, poi più vecchio, proprio inizio anni 90. Uno era Wayne's World. Comunque c'è questa band americana che, visto che le radio non la cagavano ed erano frustrati perché nessuno mandava la loro musica, decidono di rapire e bloccare e paralizzare la più importante radio americana. Quindi vanno dentro questo edificio, immaginate, non so, Radio DJ americana, questi cinque ragazzi pazzi, metallari, che vanno lì armati e costringono per, io ricordo, tutto il giorno, tutta la settimana, a mandare solo le loro canzoni. Figata, io al tempi pensavo, ero lì, ci stavo quasi, potevo essere in grado di pensarci a me, seriamente. E a un certo punto diventano famosissimi. Ovviamente tutto il mondo parla di questa band che sta paralizzando la più importante radio del mondo, tenendo in ostaggi tutti i DJ e i direttori. No? I giornalisti vogliono delle interviste. Arriva il palo, era il batterista che era alla porta, dice: cazzo, è pieno di giornalisti, porca puttana, avremo un successo incredibile, ci vogliono intervistare, chi cazzo mai ci ha intervistato? E gli amici dicono: vabbè, falli salire, ma come facciamo a sapere se sono giornalisti o poliziotti travestiti da giornalisti che vogliono disarmarci, no? Hai ragione, dobbiamo inventarci una parola d'ordine. E la parola d'ordine che scelgono nel film è questa. La fanno tutti. Tra Lemmy e Dio, chi è il più figo? No? E questa, arriva il primo giornalista... E il ragazzino apre la porta col mito: tra Lemmy e Dio, chi è il più forte, fratello? Lui lo guarda,
fratello, rock and roll, Lemmy, no? Fermo, tu sei uno sbirro, sei un poliziotto. Perché? Perché Lemmy è Dio. Quindi beccavano così i finti rockers, perché per un rocker Lemmy rimane. Quindi ecco perché sta facendo tuonare. Tutto questo discorso l'ho fatto per il tuono che ho sentito poco fa. Comunque, parlavamo di una preghiera in musica che per me è stata Sangue Impazzito, no? In cui ho raccontato, insomma, tutto quel dramma che un tossicodipendente può provare, soprattutto a 23 anni. Un altro artista, questa volta un gigante, non un pirla come Pedrini, Bob Marley, definisce in qualche modo, viene definita la sua preghiera, l'ultima canzone che ha scritto Bob Marley. Bob Marley, ahimè, muore di cancro, giovane, e era ricoverato in una clinica degli Stati Uniti. Purtroppo anche lì peggiora dopo più interventi. E un giorno, questo per un Rastafari è veramente un dramma, con le chemioterapie gli cadono i dreadlocks. Per un giamaicano, per un Rastafari, insomma, perdere i dreadlocks è una cosa veramente pesante, probabilmente, molto. E Bob si fa portare una chitarra e scrive la sua prima canzone folk. Lui aveva sempre scritto reggae, ma l'ultima canzone, quando sapeva già di dover morire, quando aveva già mandato ai figli il famosissimo comunicato, chiamiamolo, Money can't buy life, i soldi non possono comprare la vita, perché nemmeno la più grande clinica privata americana era riuscita a salvarlo, con questa chitarrina, qualcuno dice che avesse addirittura 5 corde, insomma, la leggenda. Ma forse è vero, se ascoltate la registrazione qualcosa manca in quella chitarra, ma è anche il suo fascino. Scrive questa preghiera che io vi canto, che si intitolava Redemption Song. E ve la dedico, visto che ci stiamo, speriamo, lasciando alle spalle un brutto periodo, quindi... Tanta umidità stasera. Le chitarre, la bruschetta e le donne, se le trascuri, stai tranquillo che ti tradiscono. Io l'ho trascurata un po' oggi, quindi non trascurate mai le donne, le bruschette, che sennò si bruciano, e le chitarre. Ragazzi, mi è arrivato il titolo del film, che è Airheads, ok? Aria, teste d'aria. Teste vuote, ecco, grazie a Gigi Fratus. Un applauso a Gigi Fratus, autore di numerose foto della storia del rock. Ecco, quindi Airheads era questo film. Ringrazio veramente chi lo ha trovato, perché... era un film di culto negli anni 90, visto che qua ci sono molti rockettari e anche qualche metallaro, allora era il film proprio di noi metallari più amato e divertente. Grazie. Redemption Song. Triumphantly
want you help to see this song of freedom. Redemption songs, redemption songs. Protect yourself from mental slavery. Hope yourself can free your mind. Don't be fear about atomic energy. None of them can stop the time. Where we stand aside and look, think it's just a part of it. No man fulfilled the book. Won't you have to see these songs of freedom? It's all I ever had. Redemption song, redemption song. Grazie a Bob. Prego Luca, intanto sistemo questa puttana. Oh, scusa, si offende. Abbiamo un rapporto così io e lei. Ci insultiamo, ci amiamo. Ci... Dimmi Luca. Ma della mia vita credo di aver lasciato due figli e questo è importante. Insomma, comunque oggi... è un atto di coraggio anche, di ottimismo, o forse anche un po' di scriterio, però sicuramente lascio due figli e non c'è niente di più. Poi, ecco, non so se Omar Pedrini in particolare, comunque un grande poeta che si chiamava Charles Baudelaire, scrisse «La radice di ogni arte è la paura della morte». Quindi credo che già lui in qualche modo ti abbia risposto, no? Penso che ogni artista, dai più grandi ai più pirla, con la musica, con la pittura, con l'arte, con il teatro, con ogni forma di espressione artistica, cerchi di lasciare una traccia del suo passaggio terreno, visto che appunto cerca di fare qualcosa che sopravviva alla sua morte. Quindi anch'io probabilmente ho iniziato per lasciare qualcosa di me che rimanesse. E per cui ecco, spero di lasciare anche, mi basterebbe un pugno di 3, 4, 5 buone canzoni tra quelle che ho pubblicato e sarebbe già bellissimo per me e probabilmente anche per i miei figli. Vabbè, il rock si è evoluto molto fino a, diciamo, alle ultime contaminazioni, non so, periodo del crossover in cui si inizia a contaminare noi rock con le altre cose, periodo in cui il rock si è avvicinato anche al rap, cosa che a me piace molto, infatti nei miei dischi fa capolino qualche rapper, anche al concerto del Fabric sono stato raggiunto da Ensi, da questo giovane rapper che mi ha onorato di fare del freestyle col nostro rock funk. Ecco perché dico, si potrebbero fare gli stessi generi che si fanno oggi anche suonati dal vivo, no? E, oppure mi viene in mente Sud Europa con i 99 Posse,
mi viene in mente I Love You Mexico con gli Articolo 31 di allora, e per cui ecco, mi viene in mente D'Argent Amico nel mio penultimo disco solista che ci vado a fare a Londra, in Gaia la Balena, mi ha fatto un bellissimo momento rap. Quindi il rock si è mescolato già prima, negli anni 70 si è mescolato con il jazz, è nata la fusion, il prog rock, no? Quello della Forneria Marconi, quello del Banco del Mutuo Soccorso, di tantissime band. Il prog italiano ha avuto un momento di grandissimo valore negli anni 70, per i Trip, il Rovescio della Medaglia, mi vengono in mente anche i gruppi magari minori, fantastico, e gli Area probabilmente giganteschi. E per cui il rock ha cambiato pelle, però è sempre rimasto. Negli ultimi periodi, insomma, abbiamo avuto prima il grunge negli anni 90, poi il Brit Rock negli anni 2000, quindi anche in alcuni artisti indie sento comunque la matrice rock. Io credo sia più un problema giornalistico, no? Che definire una cosa rock o non rock. Io amo rispondere, e cito anche qui Angelo Ribelle, che il rock è più facile dire cosa non è piuttosto che cos'è. No, il rock non è soltanto uno stile musicale, è per quello che non morirà mai, è anche uno stile di vita, un modo di guardare la vita. Il rock, ecco, non è soltanto un genere musicale che si fa con basso, batteria, chitarra, no? Come è molto di più. Quindi, e poi il rock ha la capacità di contaminarsi, cose che gli altri generi, no? Più difficilmente fanno. Il rock è aperto per sua natura. E, mi viene in mente, ecco, e perdonate la citazione, però mi viene in mente questa volta Michelangelo, il nostro più grande artista probabilmente. Un giorno a Michelangelo pare avessero chiesto: come hai fatto a fare il David? Il David di Michelangelo, lo sappiamo tutti, è una delle statue, delle opere che hanno vinto il tempo, no? Hanno vinto i millenni, i secoli. E lui rispose: beh, come ho fatto a fare il David? Ho preso un blocco di marmo e gli ho tolto tutto quello che non c'entrava nulla con il David, ed è rimasto lui. Ecco, il rock è più facile dire cosa non è piuttosto che cos'è. È una domanda che credo nessun rocker ti possa rispondere, no? Qualcuno ti dirà uno stile di vita, qualcuno ti dirà un modo di fare musica, qualcuno ti dirà un modo di andare verso la gente, perché il rock comunque è anche quello, no? È anche pensare ai problemi sociali, e quindi è più facile dirti cosa non è. Questo è importante, cioè capire, ed è drammatico, laddove non c'è rock, o addirittura il rock è finto. È ancora peggio, perché negli anni 90, quando esplose il rock nel mondo, grazie al grunge, che ha riportato ad altissimi livelli il rock, e all'heavy metal, che già negli anni 80 inizia comunque a opporsi a quei cambiamenti stilistici che stavano nascendo, grazie a quelle musiche, insomma, al rock italiano. Io non smetto mai di ricordare che Senza Vento è stata la prima canzone hard rock trasmessa dalle radio commerciali italiane. Quindi chi ha più di 40 anni se lo ricorda, chi ha meno di 40 anni se lo appunti, perché ecco, quella è una cosa di cui sono molto fiero, perché cambiò proprio l'opinione delle radio nei confronti delle band italiane. Da quel momento anche le band italiane iniziano a essere trasmesse dalle grosse radio, e questo miracolo lo fecero appunto i Nirvana con Smells Like Teen Spirit, no? Da quel momento anche le radio americane ufficiali iniziano a mandare il grunge, per cui nascono un fottio di band, a tutte non mancava il tatuaggino, no? Visto che prima i tatuaggi erano, insomma, per pochi folli o pochi eletti, a seconda dove lo guarda, galeotti, marinai, mafiosi e musicisti rock. Poi inizia a nascere anche la moda del tatuaggio, no? Quindi perde forse quel significato originale che aveva prima, per prenderne un altro magari più artistico, probabilmente più estetico.
di fronte al sorgere di centinaia di band inutili, finte, ecco, è lì dove il rock è finto, è terribile, no? Per gli inglesi fake, no? Negli anni 90, lo dico per i più giovani, si dividevano le band rock vere, funzionava talmente il rock che si dividevano tra le band rock vere e quelle fake, che erano costruite dai discografici, prendevano tre o quattro ragazzetti, no? Gli facevano qualche tatuaggio di bell'aspetto o quattro modelli e poi nascevano continuamente nuove band. Il 90% oggi non ce le ricordiamo neanche più, però ci fu. Andarono a chiedere questa cosa a Robert Plant, no? Vanno da Robert Plant e gli chiedono, lei che è il cantante dei Led Zeppelin, insomma, quindi di una band sicuramente non fake ma vera, molto real, come fa oggi un ascoltatore a distinguere le band fake da quelle vere nel rock? Non è facile, no? Anche perché, sai, le sapevano confezionare molto bene. Robert Plant risponde un po' tipo Michelangelo, li guarda e dice, beh, io me ne accorgo dall'odore, devi andare lì e annusarli e da vicino ti rendi conto se sono veri o se sono fake. Spero con questo, ecco, giro di parole di averti risposto anch'io. Non devo e non dovrei essere io a dirlo, però ecco, posso dirti che qual è la canzone che da 19 anni è la canzone più suonata delle mie, quella che mi rende anche di più come diritti d'autore, perché ogni 6 mesi mi arriva il resoconto della SIAE e al primo posto la canzone più suonata, e a me dà molto piacere perché significa che la suonano anche le band giovani e non solo quelle metallizzate come me, è Sole Spento, senza alcun dubbio. Quindi forse se è così famosa, probabilmente è quella che mi rappresenta di più. La cosa che mi piace aggiungere è che è il primo singolo dei Timoria che ho cantato, perché prima di quel momento ero un corista, e invece quello fu il momento in cui la casa discografica mi disse, Omar, canta tu. Poi i motivi non ve li sto a dire perché non voglio... Per cui. Ci sono giorni in cui mi sveglio spento e tutto sommato provo a starci dentro. Nella mia stanza aspetto il mio momento. Sono qui, aspetterò, io aspetterò. Quando la vita sembra un treno lento, penso agli amici fuori e muoio dentro. Sono qui, aspetterò, io aspetterò, finché arriverà il mio momento, stammi accanto, col pensiero tu. Tu stammi accanto, sole spento, io ti sento con me. Quando sei condannato al pentimento, stanco di sentir dire non ho tempo, come in un sole in cui sentire freddo,
sono qui, aspetterò. Io aspetterò. Grazie, grazie a tutti, grazie di cuore, grazie a quel magico uomo che ha mixato questa serata, grazie a Fabri di cuore, grazie, buonanotte.